O bianco o nero vi ho offerto da? Basta una notte in un Falkensteiner Hotel per rilassarsi, tre per ricaricarsi, sette per rigenerarsi. Pensate, benvenuto a casa. Benvenuti a questa puntata di O Bianco o Nero. Insomma, oggi parleremo di ruralità, parleremo del ritorno, chissà mai, alle campagne come una volta, le famiglie contadine che ricordiamo con tanta tenerezza, il matriarcato dove si facevano figli, che figli poi in qualche maniera aiutavano anche i genitori. Insomma, un mondo un po' in bianco e nero che ci piacerebbe rispolverare oggi. Ma parleremo anche di alcuni temi che sono un po' contraddittori, dal sistema della caccia, il sistema venatorio, che c'è un po' di confusione tra la gente, e vedremo se poi dopo i cacciatori sono tutti questi qua che sparano ogni cosa, oppure sono ecologisti anch'essi. Lo faremo con l'onorevole Sergio Berlato, grazie per essere con noi, Buonasera, buonasera a tutti europarlamentare. voi. Dottor Giovanni Reginato, segretario del PD di Bassano, grazie Buonasera, per essere grazie con per noi. l'invito. La dottoressa Cristina Maria Caretta. Lei Buonasera a è voi. presidente, in pratica se lo dico bene, Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane. Presidente nazionale della Nazionale. Che Confederazione delle lungo titolo. Associazioni Venatorie Italiane. Grazie. Mauro Illesi, sindaco di Campolongo. E parleremo anche della Val Brenta. Buonasera a tutti. Onorevole, parto subito da lei. Ma quanta confusione c'è in questo panorama italiano? Anche perché si parla di ruralità, però è talmente lontana che forse dovremmo far conti. Oggi in apertura con il nostro direttore ho detto bisogna ritornare in qualche maniera alla ruralità. Ci sono molte cose che si possono fare, secondo Ma lei. pensi che tanto c'è la necessità di riscoprire la ruralità? Noi abbiamo creato un'associazione culturale che si chiama proprio Associazione per la difesa e la promozione della cultura rurale. Ha come obiettivo non semplicemente rispolverare il gusto dell'agricoltura e tutto quello che è stato, ma proprio creare le condizioni perché si riscopra la cultura rurale e con essa quei valori fondamentali dentro i quali tutti noi piantiamo le nostre radici. Quindi a questa associazione aderiscono agricoltori sicuramente, ma anche cacciatori, pescatori, allevatori, a chi diverso titolo allevo a scopo amatoriale, ornamentale e quant'altro. Pensate che hanno già aderito formalmente a livello nazionale ben tre associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, tutti protesi dall'intento di riuscire a creare le condizioni perché venga rivalutata, venga apprezzata, quindi rispettata la nostra cultura rurale che corre il rischio di essere sopraffatta dalla non conoscenza di queste tematiche da parte della cultura urbana che proprio perché non conosce queste tematiche corre il rischio di calpestarle. Maria Cristina Caretta, lei che è presidente di questa associazione, voglio dire, io ho fatto un piccolo sondaggio che non ha niente, nulla a che vedere con i grandi sondaggi che costano anche un pozzo di soldi, però ci siamo resi conti che alla parola o alla domanda sei favorevole alla caccia, la maggior parte degli italiani dicono no, non siamo favorevoli. Poi abbiamo fatto un'altra domanda, è quella che se si mangiano carne abitualmente nelle loro famiglie e dicono sì. Allora, la terza domanda è quella che abbiamo chiesto, se c'è pari dignità sulla macellazione delle carni, sui trasporti di animali vivi. Allora là cominciano a titubare. E poi, nella provocazione finale, se si potessero approvvigionare tutti gli italiani e mangiare carne che deriva dalla cacciagione, allora tutti direbbero sì, siamo favorevoli alla caccia. Cioè, quindi vuol dire che c'è un po' di confusione, forse bisognerebbe cercare di fare un po' di chiarezza. Sì, credo sia stata fatta negli anni proprio una confusione, forse mirata anche, una confusione che è stata gestita in malo modo da pseudo-animalisti che comunque da questa gestione di informare male le persone hanno ovviamente tratto i loro interessi.
Ecco, credo ci sia la necessità di informare correttamente, perché se andiamo a vedere è vero che probabilmente nei sondaggi i cittadini dicono non siamo favorevoli alla caccia. È altrettanto vero però che alla seconda domanda che viene posta, perché non sei favorevole alla caccia, è quasi sempre il 60-70% non sa rispondere e quel 20-30% che rimane dicono perché ci è stato detto che è un'attività negativa. Oppure mi fanno pena gli animali. Oppure in maniera più semplice mi fanno pena gli animali. Ecco, e allora forse bisogna fare una corretta informazione alle persone. Purtroppo sono anni e anni che le persone non sono correttamente informate e di conseguenza è proprio una rivoluzione culturale che bisogna fare e spiegare che cosa rappresenta oggi il cacciatore, no? Perché mentre una volta il cacciatore cacciava proprio per la sua l'uomo cacciava per la sua sopravvivenza, oggi invece la caccia è diventata un'attività complementare che però grazie a questa attività si garantisce quel giusto equilibrio della fauna selvatica. Ecco, allora far capire alle persone che oggi il cacciatore ha completamente cambiato la sua immagine, è diventato gestore dell'ambiente, gestore della fauna selvatica. Io vorrei spezzare una lancia, perché poi la gente dice ma questa trasmissione vogliamo farla perché sono pro cacciatore. Io sono completamente contrario alla caccia, nel senso perché io faccio parte di quel gruppo che mi fanno male gli animali, però non sono ipocrita. E quante volte che vado a mangiare al ristorante mi dicono guarda ci abbiamo una roba buona, insomma, allora dico no, apri Dio cielo, allora non voglio essere nemmeno ipocrita. Per cui, però, io ricordo che una persona anziana che io ho conosciuto molto bene, che era un cacciatore, mi diceva che quando lui andava a cacciare nel Trentino, la maggior parte delle volte tornava con la busta piena di schifezze che raccoglieva in giro, perché era quasi un compito dentro di sé. Ma soprattutto c'era proprio la cultura diciamo così, sopprimere la bestia che aveva dei problemi rispetto al maschi piuttosto che... Anche questa è una cultura che va riportata. Certo. Il prelievo viene fatto proprio per elevare sotto il profilo qualitativo e quantitativo la specie. Quindi ecco perché dicevo che il cacciatore è gestore proprio della fauna selvatica. Adesso andiamo man mano. Mauro, tu che sei di Campolongo sul Brenta, pedemontana, diciamo che il cacciatore, ma non soltanto il cacciatore, anche il pescatore, ma anche colui che va a passeggiare in montagna, deve trovare dei servizi. Se abbandoniamo la montagna, credo che Campolongo ne venga chiaramente insomma, messa a ferro e fuoco, perché se si abbandona la montagna in qualche maniera non ci sono più le sentinelle. Io incontro proprio la dottoressa, perché io proprio nel nostro paese, nel mio paese, magari nella vallata del Brenta, abbiamo la riserva di caccia, quella a Campolongo Vastagna. E il lavoro che fanno i cacciatori è veramente importante, al di là che poi uno può piacere o non piacere la caccia, ma loro fanno proprio il salvaguardia del territorio. Proprio in questi giorni stanno dando da mangiare, per dire, agli animali, perché in montagna ha fatto secco, dunque c'è poco fieno, c'è poca erba, e loro fanno un lavoro proprio di portare a mangiare, fanno pulizia nei sentieri, tengono veramente la montagna pulita. Ecco, in questo caso i cacciatori diventano anche a servizio del territorio. Alla pesca stessa, io ho un lago che è meraviglioso, e da noi la pesca sportiva è fondamentale per il turismo della valle. C'è molta ipocrisia in qualche maniera anche nell'italiano, perché oggi è proprio la notizia che hanno ucciso Bin Laden, no? Quindi a maggior ragione tanti faranno quello che vuoi, festeggiano, per me un'uccisione è sempre un'uccisione. Ma quello che va detto è che Giovanni Reginato, lei che è segretario del PD, una cosa che ho letto su internet è che lo hanno ammazzato nei giorni in cui hanno fatto beato il Papa. Cioè io credo che la scelleratezza più grave non si potrebbe... Ecco, fa parte di quell'ipocrisia del tutto italiana. Sì, certo. Ma non lo so se c'è una connessione fra le due cose. No, ma non c'è di sicuro. Sì, non c'è assolutamente nessun rapporto. Comunque, insomma, il fatto che si sia raggiunto questo risultato è chiaramente molto importante, soprattutto per il popolo americano, che ha visto una serie di attentati nel suo territorio che hanno danneggiato gravemente la popolazione, gli edifici, eccetera. Certo che è sempre un essere umano che è stato ucciso, voglio dire, cioè non è che possiamo negarlo questo. Equiparare ecco. Proprio la beatificazione di Giovanni Paolo II credo che sia una scelleratezza, cioè si tocca il barile, è un po' per fare il paragone con i cacciatori che vogliamo demonizzarli, quando poi in realtà abbiamo visto onorevole Berlato che fanno un servizio comunque,
come lo stesso i pescatori. Io ho saputo dei pescatori cose che sulla trota non avrei mai saputo. Non so, quando ci sono le brentane, per esempio, non so se lo sanno i nostri telespettatori, fa bene quel pulviscolo perché pulisce le trote, quindi è fondamentale anche questo. Per cui voglio dire, hanno una cultura molto importante per quello che è la montagna. Guardate, vorrei anche sfatare questo stereotipo secondo il quale la maggioranza degli italiani è contro la caccia. Io qui proprio un recentissimo studio fatto, un sondaggio fatto da Astra Ricerche, che è una notissima azienda di ricerca a livello nazionale, dal quale si evince che il 38,3% degli italiani alla prima domanda «Lei è contro o a favore della caccia?» dice «Io sono contro la caccia». Giustamente, come diceva la Presidente nazionale Confavi, alla seconda domanda a questi «Ma lei perché è contro la caccia?» Molti di questi non sanno rispondere e abbiamo la dimostrazione che chi più è contro la caccia o si dichiara contro la caccia meno la conosce. E questa è una caratteristica purtroppo negativa del nostro paese, perché in tutta Europa la caccia viene vista come un utile, spesso indispensabile strumento di gestione. Io, per far capire meglio la cosa, sono solito equiparare il patrimonio faunistico a un albero da frutto, no? L'albero da frutto, per dare frutti rigogliosi, deve essere oggetto di continua manutenzione, deve essere tenuto libero dalle erbe infestanti, deve essere irrigato quando serve, ma deve essere soprattutto potato. Ecco, la caccia non è altro che quella sapiente potatura dell'albero da frutto fatta da mani esperte, grazie alla quale l'albero darà frutti rigogliosi non solo per le presenti, ma anche per le future generazioni. Quindi quella attenta gestione di cui parlava Maria Cristina Caretta è proprio la dimostrazione che attraverso l'intervento sapiente da parte dell'uomo cacciatore, ma anche il pescatore, ma anche agricoltore, perché siamo tutti anche ambientalisti propositivi, perché di fatto nel nostro paese è strano il fatto che o uno è ambientalista o è cacciatore e devono per forza essere uno contro l'altro. In tutta Europa, vuol dire in tutto il mondo, non è così. Prova ne sia, come vi dicevo, che all'Associazione per la Difesa e la Promozione della Cultura Rurale aderiscono sia cacciatori che ambientalisti, non quelli integralisti che vogliono dire no a tutto, no alla caccia per motivi ideologici, ma razionalmente, così come avviene in tutta Europa, la caccia deve essere vista come utile, spesso indispensabile strumento di gestione. No, detta in questa chiave è indispensabile e non ci piove, perché lo dicevamo prima, sono le sentinelle, sono coloro che in qualche maniera monitorano un po' quello che è la situazione certo. Montana, una situazione montana che peraltro è in pericolo in qualche maniera, vediamo che si abbandona e quindi anche, si parlava anche tempo fa con Mauro Corona, non si possono far pagare le stesse tasse a uno che ha un negozio a 1500 metri come quello che è in pianura, e quindi anche questo qua è una... Credo che sia anche il polso della situazione qua di Bassano delle Grappa, dell'entourage. Cosa si può fare, secondo lei? Ma si possono fare alcune cose, si possono diversificare anche i prelievi, si può in qualche modo agire per chi è un pochino svantaggiato per quanto riguarda la distanza dei centri storici, eccetera. Comunque, volendo riallacciarmi un attimino anche a quello che dicevano poco fa i colleghi presenti, per quanto riguarda il mondo rurale, direi che molti aspetti di questo devono essere recuperati in una qualche misura, perché il mondo contemporaneo naturalmente ci porta a una eccessiva velocità, un'eccessiva diciamo fretta nel compiere le cose, le occupazioni della nostra giornata, per cui insomma un po' di ritorno al passato o a perlomeno a un sistema di vita meno impegnativo e meno rapido sicuramente ci vuole. Insomma. Dottoressa Cristina Maria, lei è Maria Cristina, lei è molto riflessiva, credo, così ho visto, anche presidente di questa associazione, insomma, quindi chi ha contatto con la natura riflette parecchio. Sì. Secondo lei il risparmio potrebbe essere una di quelle chance che potrebbero veramente far fronte a una crisi? Mi spiego meglio, il consumare meno, il tornare un po' al contatto con la terra, con i piedi per terra, con la natura? Beh, credo oggi ci sia una grande necessità di ritornare a valorizzare quella che è la cultura rurale. Purtroppo vediamo che la società urbana si sta sempre più allontanando da questa cultura rurale e credo ci sia, infatti noi come Confederazione abbiamo aderito immediatamente a questa associazione culturale per la difesa e la promozione della cultura rurale, proprio perché, a parte che il mondo dei cacciatori è parte integrante proprio della cultura rurale, ma anche la necessità proprio di fare una corretta informazione e riportare all'interno della società moderna il spiegare quali sono i valori
e le nostre tradizioni, no? Credo che ci sia proprio la necessità di spiegarlo soprattutto alle giovani generazioni per poter poi dare futuro. Mi fa venire in mente che quando si va in quelle campagne, no? Cioè, ti do il pollo di casa, no? Anche le massaie, sì. Le uspante diventavano cacciatrici perché andavano e tiravano il collo, certo. Che grandi mangiate, però con allegria, insomma, certo. Non viene buttato via, certo. Niente, se, quindi anche moralmente. Anche questo fa parte di una diversa cultura. Allora, la cultura urbana ha un approccio al ragno animale, ad esempio, che è assolutamente falsato, perché complice anche i cartoni animati che vedono come protagonisti molti animali umanizzati, alle Walt Disney, no? Si ha questo approccio come se le galline fossero delle compagne di giochi, delle bambine con le piume. Allora, uno che da piccolo cresce con questo approccio culturale e che vede negli animali sostanzialmente degli esseri umani con le piume e con il pelo, poi fa fatica ad accettare l'idea che a un certo punto a quella gallina Teresina bisogna tirare il collo per metterla in pentola, o il coniglietto Gigetto e bisogna fare la stessa cosa. E diciamola tutta, perché se buona anche da mangiare. E allora, però, la cultura rurale ci ha sempre insegnato che con gli animali bisogna avere grande rispetto, perché tutti gli imprenditori agricoli sanno che la mucca, le pecore, le galline non devono essere maltrattate, altrimenti viene meno il loro ruolo, no? Certo. E quindi tutto vogliono fare tranne che maltrattare gli animali, e invece c'è chi pensa di poter gestire questi patrimoni mettendoci sopra una campana di vetro. Dobbiamo tutti capire che la peggior cosa che possiamo fare al nostro territorio è quello di renderlo abbandonato, di favorire lo spopolamento, perché dicevo prima, questo è il tema. Ecco, la questione è questa: se noi vogliamo tutelare l'ambiente, e lo dico sempre, l'ambientalismo non bisogna limitarsi a predicarlo, bisogna praticarlo. E per praticarlo bisogna vivere sul nostro territorio. Quindi tutto quello che facciamo per favorire lo spopolamento, spesso chi vive in città, magari per lavarsi la coscienza dopo aver distrutto il proprio territorio, vuoi venire in casa nostra, in casa del mondo rurale, a creare vincoli, a creare parchi, a creare tutta una serie di lacci e laccioli che favoriscono lo spopolamento del territorio da parte di chi ci vive. E questa è la peggior causa di degrado, perché l'abbandono crea degrado, e il degrado provoca smottamenti, frane, incendi, ferite per sanare le quali l'intera collettività è chiamata a sostenere costi 1000 volte superiori rispetto a quelli che potrebbe sostenere, permettendo ai nostri imprenditori agricoli, ai nostri cacciatori, ai nostri pescatori, ai nostri ambientalisti veri, di vivere il nostro territorio radicando le proprie attività su quei valori che sono propri della cultura rurale. Credo che questo sia un messaggio importante che deve recepire l'intera collettività. E mi fa anche venire in mente una cosa, che ci sono anche cacciatori della domenica, e qua mi rifaccio un po' all'uso dei grandi centri urbani, anche delle metropoli, di queste grandi bicchierate a 50 centesimi, creiamo veramente una strage di imbriaconi, poareti, diciamolo tra virgolette, ragazzini tante volte, e a me è successo parecchie volte di vedere in Riva al Brenta che quando sono sotto i fumi dell'alcol diventano cacciatori di sassi e ammazzano le anatre. Anche questo vuol dire è un abbandono comunque della moralità. Sì, sì. Il fatto che ci sia stato, parto un po' da prima, cioè negli anni scorsi, nei decenni scorsi, l'abbandono in gran parte, insomma, delle campagne per assumere, diciamo, il ruolo di cittadini, questo ha contribuito sicuramente allo spopolamento in gran parte della campagna e anche delle valli, della Val Sugana in questo caso, di cui stiamo parlando. E purtroppo la politica che è stata fatta in questi anni non ha fatto altro che accentuare e aggravare questo fenomeno. Adesso ci troviamo con le campagne molto poco frequentate, quindi vorremmo ritornare ad avere, diciamo, la frequentazione maggiore di questi territori. L'urbanizzazione può comportare anche questo grave problema, non solo in città, naturalmente anche in campagna, l'alcolismo, soprattutto fra i giovani. Questa è una piaga veramente, veramente pesante, su cui il controllo non sarà mai abbastanza. Ma in una città come Bassano del Grappa, ma come tanti altri centri che stanno depotenziando quelle che sono le eccellenze, viene in mente, non so, insomma, bisogna sapere quale turismo vogliamo avere in qualche maniera, se vogliamo avere un turismo del genere oppure vogliamo avere un turismo leggermente, diciamo così, un po' di eccellenza. Mi viene in mente due cinema teatro dove si possono fare delle pellicole interessanti che cadenzialmente possono ripopolare, poi dopo pigliarsi anche il caffè dopo una bella visione in compagnia. Ci possono essere dei percorsi museali, rinnovo addirittura i centri storici, si sa che
pregnano su due o tre piazze, ma tante volte non teniamo conto che ci sono delle ramificazioni dove sono dei piccoli negozi che sfornano veramente arte a 360 gradi, però poche volte vengono coinvolti oppure si danno licenze più volentieri ai bar. Io questo non ho mai capito, poi voglio che mi risponda anche a lei. Ben venga qualsiasi forma di turismo, sì, dopo mi risponde nella lei. Misura in cui il turismo viene portato a conoscere il nostro territorio e quindi a rispettarlo, ben venga, perché c'è chi si autodefinisce ambientalista unicamente perché magari ha un adesivo con un orsetto bicolore attaccato al lunotto della macchina e poi quando viene sui nostri territori lascia le immondizie per terra, non ha nessun rispetto per l'ambiente. Un esempio pratico: si deve capire che si fa più danno alla fauna selvatica ad entrare in mountain bike oppure in moto in un bosco nel periodo sbagliato che non entrarci con il fucile nel periodo giusto. Quindi allora anche questo è conoscenza, e anche l'approccio culturale deve essere modificato, perché i nostri giovani, tornare ad insegnare loro i valori della ruralità e a insegnare loro a conoscere e quindi a rispettare. Io lo dico, sono orgoglioso di appartenere alla ruralità, perché io, mio padre, quando io ero piccolino, non mi ha mai obbligato ad andare a letto presto la sera. Mi ha sempre detto: guarda ragazzo, che se domani mattina vuoi venire a caccia con me, tu alle 9 devi andare a letto. Vuoi venire a casa a mezzanotte, a luna, andare in discoteca? Arrangiati, sappi che se dopo le 9 non vieni a letto, tu a caccia con me non vieni. Io, per il terrore che mi lasciassi a casa, a meno un quarto alle 9 ero sotto le coperte. Io vorrei che mio figlio, anziché andarsi a rincitrullire, stavo usando un'altra parola, fino alle 5 di mattina con strane sostanze nelle vene, per poi andarsi a schiantare contro un platano alle 5 di mattina, se venisse con me e fare in modo da poter toccare il cielo con un dito solamente ad assaporare un'alba, anziché star lì in discoteca a drogarsi oppure ad alcolizzarsi, credo che meglio che sia figlio di cacciatore oppure che venga a caccia con me piuttosto che vada ad ammazzarsi su per qualche platano. Allora adesso mandiamo un po' di pubblicità, se mi consentite, poi dopo la parola gliela diamo a Giovanni Reginato. Pubblicità. A 6 km da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna Vicenza. Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzata in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisioni Autofficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. Brink, negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali, montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprink, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Sostituzione filtri particolati che riducono del 94% le emissioni delle polveri sottili. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Brink Card, più punti, più premi. Colora la tua vita con Brink. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. Vi presento la pizza Maranello, riconosciuta dallo stesso comune come testimonial della rossa più amata del mondo. Creata coi prodotti tipici della loro terra, l'aceto balsamico tradizionale, la coppa stagionata di Maranello e la mozzarella di bufala. Viva la Ferrari! Ben rientrati in piazza. Allora, abbiamo lasciato Giovanni Reginato sul discorso del turismo. Quale turismo vogliamo, insomma?
Diciamo che finora il turismo bassano è stato un pochino mordi e fuggi della verità. Bassano ha una fortuna molto grande e la sua posizione, fra le altre cose, è anche questa fortuna. La posizione è su questa zona pedemontana, vicina alla Valsugana, che è un patrimonio artistico, culturale, storico importantissimo, e la posizione ai piedi del Grappa e ai piedi dell'Altopiano. Quindi potrebbe sfruttare, e in parte lo fa, in gran parte lo fa anche, il turismo in una maniera eccezionale. Però il turismo che, a cui si vorrebbe un pochino aspirare è anche quello non mordi e fuggi, cioè il turista viene da varie parti, vicine o lontane, eccetera, sta qua due giorni, un giorno, anzi il turismo addirittura a volte è quello solo di poche ore, il turista viene, parcheggia e poi sta, se fa, se fa il giro da piazza e poi se ne va a casa. No, noi vorremmo un turismo di una città importante come la nostra, è l'ottava città del Veneto, che può naturalmente usufruire di, cioè che già in parte lo fa, usufruire di strutture, servizi, alberghieri, eccetera, per ospitare persone che vengono a Bassano come centro per le visite di Bassano, ma anche del territorio circostante, perché c'è un grande patrimonio che merita la valorizzazione. Allora, domanda prima alla dottoressa, per poi andare sulla ruralità, sui terrazzamenti. Lei aveva suo papà che era cacciatore? No. No. E come mai questa passione? Sono curioso. No. Una bellissima donna, insomma. Non arriva, la ringrazio. Allora, bisogna anche dire come mai questa passione. Allora, non arrivo da una famiglia con tradizioni venatorie, ma aveva probabilmente la stessa tradizione sua, cioè quella di gustare molto, diciamo, il carniere dei cacciatori. Non me lo dica quest'ora. E ho avuto la fortuna di avere un grande amico che mi ha fatto conoscere che cosa rappresenta il mondo venatorio e le sensazioni che può dare la caccia. E devo dire che è stata un'esperienza straordinaria, un'esperienza che mi ha fatto veramente vedere ciò che altre persone non sanno vedere e sentire ciò che altri non sanno sentire. I profumi, come diceva prima anche. Guardi, io ho veramente cominciato a vedere e a sentire quando mi sono avvicinata alla caccia. È stata una cosa straordinaria, credo di aver trovato la giornata più brutta in assoluta per la caccia, perché ero dentro una botte con un tempo veramente pazzesco, perché diluviava, vento, freddo, e sono rientrata lunedì mattina, mi sono iscritta immediatamente alla scuola venatoria e da lì... Sentire la natura che ti abbraccia. Devo dire che mi ero avvicinata prima al mondo dei cacciatori e con grande meraviglia non riuscivo a capire perché questo mondo straordinario, fatto di volontariato, fatto e legato da questa grande passione, no? Un lavoro che fanno 365 giorni all'anno, perché poi nel territorio ci sono 365 giorni all'anno, no? Non è solo proprio certo. In quel periodo della caccia, loro lavorano sempre per ovviamente garantire l'ambiente, perché sanno che attraverso l'ambiente ovviamente cioè garantiscono la sosta, e anche la riproduzione del certo. selvatico, no? Sono degli attenti analizzatori certo, del territorio. Certo, infatti secondo il mio punto di vista sono i veri ambientalisti. Ma io credo che sia un punto maiuscola. Di vista del tutto scevro ecco. da ogni condizionamento. E appunto mi chiedevo come mai questo mondo era così bistrattato poi in realtà dai media, dall'opinione pubblica. E ecco, quindi avevo un po' già forse avuto il luogo questo... comune come i carabinieri, mi dicono ah, i cacciatori si sparano tra di loro, sentono un battito d'ali, invece non è l'amico, gli sparano, insomma, ecco, ci sono gli eccessi. In realtà anche là, non è così, perché anche tra gli automobilisti esatto. ovviamente c'è l'automobilista corretto e c'è il pirata della strada, ecco, semplicemente questo. Allora Mauro, senti qua, c'è un onorevole che a Bruxelles, a Strasburgo, insomma, in qualche maniera si smazzano, ma se tu dovessi fargli una domanda all'onorevole che è qua, no? Mi viene in mente a me due cose, anche un po' di più, il covolo di Buttistone, la tagliata di Primolano, poi, non lo so, il confine, e poi il Paleolitico, e poi il fiume Brenta, e poi il Corlo, e venendo giù tutte le specialità, Pove con gli olivi, Campolongo, un centro meraviglioso. E ci mandano qua a volte degli onorevoli che
non sanno cosa sia la comunità montana del Brenta, la valle del Sarebbero Brenta. Sarebbero tante domande da fare, visto che noi viviamo su una valle che ha grossi problemi, lo sa sicuramente l'onorevole perché la conosce bene la nostra valle, iniziando dalla 47 che ormai è diventata... Non sappiamo più come definirla ormai, ma abbiamo il problema della provinciale, lo sai anche te, quest'anno più o meno passeranno 100.000 ciclisti, devono convivere con una strada bruttissima e con gli automobilisti. Diciamo che abbiamo tante cose belle, ma siamo su una valle stretta dove c'è un fiume, c'è una strada, dove che... E aggiungo io, ci sono i terrazzamenti, onorevole, questi terrazzamenti che potrebbero produrre, ma io le volevo secondo dire... me, un vino meraviglioso con un po' di intelligenza. Sì, ma volevo dire anche all'onorevole, sarebbe anche ora di decidere se, esempio, la comunità montana deve rimanere, se teniamo le comunità montane o facciamo l'unione dei comuni. È importantissimo perché noi dobbiamo comunque assieme fare squadra. E sapere, e io sono uno di quelli che vorrebbe ancora rimanesse la comunità montana come unione dei comuni, come insieme dei comuni, perché avremo anche la possibilità di essere montagna, cioè se, non solo servizio della valle, dei nostri paesi, ma anche servizio della montagna. E abbiamo, ecco, in questo caso stiamo facendo un bel lavoro, specialmente a nord verso Vastagna, di recupero dei terrazzamenti. Per fare questo comunque ci vogliono soldi, ci sono i fondi europei, so che i comuni stanno cercando di accedere a questi fondi, ma è tutto un insieme di problemi della vallata. Noi abbiamo bisogno veramente che ci dia la mano la politica, perché adesso in questo momento non tutti i sindaci sono lungimiranti, devo dire la verità, e alcuni piangono per niente, però c'è una cosa da dire, che la Valle del Brenta va aiutata in qualche maniera. Sì, prima di tutto, la felicità non si raggiunge avendo ciò che si desidera, ma desiderando quello che si ha. È la sintesi per dire, valorizziamo quello che abbiamo. Sono perfettamente d'accordo con questa, lei. Ma per valorizzare ciò che abbiamo bisogna farlo conoscere, mettere nelle condizioni... Anche me lo dice a me, onorevole. Anche sotto il profilo della viabilità... Mauro, ma lo sta mettendo tutto, poi anche Nicola... Anche sotto il profilo della... Nicola sta facendo un bel lavoro. Mi fa piacere che quello che dico sia da voi condiviso, per dire, perché è una mia convinzione. E quindi su questo muoviamoci per creare quel gioco di squadra indispensabile per valorizzare quello che ha. Qui, sotto il profilo non solo ambientale, ma sotto profilo naturalistico, sotto profilo storico per certi aspetti, sotto profilo della produzione di alcuni prodotti che sono di elevatissima qualità, basti pensare all'olio di pove per fare un esempio tra tanti. Ma perché quando poi ci devono mandare qua ci manda gente da Roma che insomma delle Marche o del Molise e non ci azzeccano niente. Guardate, quel ministro al quale facevate riferimento, non vorrei che qualcuno facesse confusione dicendo quell'onorevole è Sergio Berlato, no. Così, perché io sono vicentino Magnagati doc e quindi non vengo da altre parti, pur essendo io un parlamentare europeo, non conoscono il territorio. Ma il problema dove sta? Dobbiamo imparare anche noi che viviamo in questo territorio a valorizzare quello che abbiamo, ecco perché la mia battuta di prima, creando le condizioni perché si faccia gioco di squadra, creando le condizioni perché i comuni, che rappresentano ovviamente le nostre realtà locali, debbano non continuare ad essere aggrappati ognuno al proprio campanile, ma creare le condizioni perché si possano sfruttare le opportunità. Vedete, io sono un deputato del Parlamento europeo, orgogliosamente deputato italiano del Parlamento europeo, rappresento il mio paese, l'Italia, in Europa. Però spesso vedo che tante opportunità messe a disposizione dell'Unione europea non vengono utilizzate dall'Italia unicamente perché si è molto più presi dal tentare di tenere in piedi ognuno il proprio campanile e dal non creare invece le condizioni per riuscire a fare gioco di squadra e portare a casa queste opportunità. Questo è poi il nostro limite. Allora smettiamola, io dico, guardi, io sono al Parlamento europeo dal 1999, la fatica che ho fatto all'inizio nel mio mandato per convincere i deputati italiani che venivano in Europa dell'indispensabilità di non venire a rappresentare un partito o una piccola area geografica, ma a rappresentare il nostro paese, cioè riuscire ad avere questo senso, questa identità nazionale. Perché in questo modo ci permette di portare a casa opportunità, farle sfruttare i nostri comuni, le nostre province, le nostre regioni, creando le condizioni perché queste opportunità siano messe a disposizione dei nostri cittadini e del nostro territorio. Un'apparente banalità, ma sapete quanto difficile è farla capire a tanti sindaci, farla capire a tanti amministratori, a tanti rappresentanti delle categorie nel nostro territorio che sono più portati a difendere ognuno la propria bandierina e invece poi a perdere grandi opportunità. E forse poca conoscenza. Allora, Giovanni Reginato, io per 4 anni insieme al regista Gianni del Santo,
negli anni 2003 fino ad arrivare al 2007, abbiamo frequentato Strasburgo e Bruxelles. E sa che strada facevamo? Che strada facevate? La Val Sugana, arrivavamo in Austria comodamente, poi prendevamo l'autostrada, arrivavamo in Germania e quando dovevamo andare in macchina, perché avevamo le attrezzature, a quell'epoca le telecamere erano molto grandi, ed era la strada più bella che potesse esistere, naturale, senza bisogno di trafori. Poi pensi che abbiamo fatto 4 anni meravigliosi a Strasburgo con l'onorevole Santini, perché facevamo noi cittadini d'Europa e si portava la parola dell'Europa, in qualche maniera già là c'erano i germogli di qualcosa di importante. E poi diciamocela tutta, l'Europa dà delle indicazioni, poi i vari stati membri che devono dovranno essere loro che poi prenderanno le loro decisioni. Ma la cosa essenziale è che pensi, tornando indietro da Monaco di Baviera fino ad arrivare a Venezia, ipoteticamente c'è una pista ciclabile incontaminata, bellissima, dove attraversa posti memorabili, dove i trentini stanno creando una mezza fortuna, e noi siamo ancora qua a pensare a questa pista ciclabile che da Romano potrebbe arrivare, da Romano Cornale, diciamo così, da Piovega di sotto, dove c'è il confine, arrivare fino a Venezia. 1 milione di cicloamatori, incredibile, come si fa? Si fa che ci sono dei ritardi, indubbiamente, una parte della pista ciclabile della Val Sugana è fatta, magari di più la parte del Trentino. No, soltanto la soltanto parte, quella diciamocela del tutta. Ecco, certo, sì. Bisogna fare ancora della strada, è una ricchezza naturale, come dicevamo prima, assolutamente impareggiabile, insomma, quindi la valorizzazione, il piacere poi di andare, io la percorro a volte con la mia famiglia anche di ritorno in discesa, quindi in bicicletta magari da Levico a tornare giù verso Bassano, è veramente eccezionale percorrere Bassano in potrebbe comunicare col Trentino, una trade union, una forza comune che possa sprigionare idee, che mettano anche d'accordo la ferrovia, che ogni tanto mettessero sti vagoni con le biciclette dentro. In treno, certo, sì. C'è un'unione forte, come diceva prima l'onorevole, c'è la forza che porta avanti i discorsi. Sì, è veramente incredibile non poter usufruire anche di questo tratto vicentino, diciamo, della Val Sugana da un punto di vista ciclabile. Ma noi confidiamo che in un futuro, speriamo non troppo avanti, venga realizzato, insomma. Dimmi. Stiamo preparando un progetto con l'IPA, l'intera programmatica d'area, proprio di questo anello della vallata che dovrebbe andare a congiungersi con la pista ciclabile di Trento. Chiaramente ci sono sempre finanziamenti, ma è l'unico sistema per poter, adesso l'IPA ci dà questa possibilità e noi come comuni siamo pronti, il progetto ormai è pronto, insomma, ecco, dobbiamo... Sì, ma non vorrei che Trentino come regione autonoma in qualche maniera ci fregasse il know-how, non peraltro, onorevole. Intanto ci vogliono arrivare fino a Bassano, sì, con la ferrovia. Esatto, ce lo vogliono fare. C'è questo pericolo. Intanto impariamo di chi fa meglio di noi, no? Meglio di noi, perché è sempre meglio copiare una cosa fatta bene piuttosto che inventarsi una fatta male. Quindi, se c'è qualcuno che prima di noi si è svegliato, svegliamoci anche noi per dire, no, non è mai troppo tardi. Quindi credo che molte delle opportunità comunitarie, purtroppo a livello nazionale o regionale, le risorse sono sempre minori quelle di cui si può contare, ma si può contare invece sulle risorse comunitarie che troppo spesso vengono poco utilizzate dall'Italia proprio perché non si conoscono queste opportunità e quindi non si riesce a sfruttarle. Come non si conoscono tanti discorsi, Maria Cristina Caretta, si assulta. Sa cosa che a me a volte mi fa un po' arrabbiare? Che abbiamo poca voglia di andare con attenzione. Pista ciclabile mi ha fatto evocare una cosa in testa, vai con la bicicletta e apprezzi delle cose che in macchina non puoi apprezzare, certo. È vero? Quindi mi è venuto anche in mente che se lei ha fatto quella passeggiata anche in quelle condizioni, un cacciatore può forse amare gli animali forse più di coloro che dicono che li amano. Ma perché sicuramente sì. Apprezzano proprio il loro vissuto, il loro territorio, ma la certo. loro natura. Certo. Sicuramente sono sì. lontano da questo. No, che mi devo fare più simpatici i cacciatori, perché io, ahimè, l'ho detto, sono un ipocrita, non ammazzo le mosche, però se stasera vado al ristorante mi dicono ci abbiamo il pollo a rustica e me lo mangio, insomma, oppure mi fanno l'agnello, me lo mangio. Ecco, bisogna anche cercare di interagire con i telespettatori, che non siamo tutti santi, sì. Insomma, è anche normale. Sì, sì, no, infatti. Come abbiamo detto prima, il cacciatore è il vero gestore del territorio, no? Se non lo fa per convinzione, lo fa per necessità, perché sa benissimo che se non c'è ambiente non c'è fauna selvatica, se non c'è fauna selvatica non c'è attività venatoria. Come del resto il pescatore del Brenta è il primo a sapere se c'è qualcosa che non funziona. Lo dico sempre, sono le vedette del territorio.
giustissimo il passaggio che ha fatto la dottoressa. Prima di venire qui in studio parlavo proprio con dei amici miei che sono cacciatori, perché ce ne ho parecchi nel mio paese cacciatori, e mi hanno detto: guarda sindaco, che domenica, cioè ieri, loro erano su per il bosco a pulire, a fare fanno un lavoro veramente, e non è, sono tantissime domeniche, poi avranno anche la soddisfazione di andare a caccia, barriere tagliafuoco, e devono fare una veramente devono fare un servizio al territorio. Vogliamo perché dire, poi la potranno andare a questo è il per l'abbandono anche, sì, no? Ma questo è proprio secondo il mio punto di vista, il mondo venatorio fa il vero volontariato, lo fa in silenzio e a testa bassa, perché poi appunto, quando dicevo prima, sono 365 giorni all'anno nel territorio, ma fanno tutte queste operazioni di pulizia, verde pulito e tutte queste cose, che poi abbiamo avuto associazioni ambientaliste che il più delle volte prendono una telecamera, si fanno inquadrare, prendono tre barattoli, li mettono nel sacco, e purtroppo i media a livello nazionale danno ampio spazio a tutto questo. Il mondo dei cacciatori, che fa veramente il, diciamo, questo servizio a beneficio di tutta la collettività, non si preoccupa neanche di fare un comunicato stampa per informare che cosa stanno facendo. E anche se lo fanno, comunque i media non danno spazio. Io, guardi, le dico, nel momento in cui in Italia abbiamo avuto l'influenza aviaria, noi abbiamo le nostre sedi come Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane, siamo presenti su quasi tutte le regioni d'Italia. Quindi naturalmente io come presidente nazionale ho dato la collaborazione a tutte le istituzioni e ho messo a disposizione squadre di cacciatori che hanno monitorato il territorio, che prelevavano i selvatici, li portavano negli istituti preposti per le analisi, eccetera, e quindi hanno fatto un grandissimo lavoro per 6 mesi in tutta Italia. Non è uscita una riga su un giornale, non c'è stata una... Tutto pro bono. Tutto, esattamente. Non c'è stata una riga su un giornale, non c'è stata una trasmissione in cui hanno detto grazie all'operato del mondo dei cacciatori, che l'ha fatto veramente per volontariato, perché poi il cacciatore non chiede mai nulla, non chiede un finanziamento, paga le tasse, perché per esercitare l'attività venatoria hanno una serie di tasse, certo, da pagare. E in più fanno questo servizio. Lo Stato ne beneficia qualcosa, insomma. Oh, sicuramente, ecco. Sì. Onorevole, una domanda. Lei prima diceva che ci sono dei fondi europei. Ma io ho un terrazzamento, non io. Diciamo, diciamo, dicono questo, faccio pure il terrazzamento, c'è niente, non manco una lira. Ma ho un terrazzamento. Una volta sì, giustamente il tabacco. Però io sono convinto, ho visto anche in Liguria, insomma, si può produrre del vino in Trentino? Sicuramente sì. Anzi, è qualcosa di incredibile, uno spreco incredibile, il fatto di non utilizzare i nostri terrazzamenti. Cosa può fare l'individuo? Non dico i sindaci, perché quelli vanno e vengono, ma il privato cittadino. Io credo che un uomo solo possa fare grandi cose se è convinto delle cose. Sì, questo sicuramente sì, però se a tutelare, prima di tutto, prima ancora che le persone, se per tutelare il nostro territorio non ci mettiamo tutti insieme come rappresentanti delle istituzioni, il singolo cittadino che deve sbarcare lunario, l'imprenditore agricolo che non trova più una giustificazione economica per rimanere su certi terreni perché sono impervi e non più produttivi, e evidentemente hanno bisogno di uno stimolo in più. Quindi chi, l'ho detto in più occasioni, ecco perché dicevo attenzione a non creare le condizioni perché quei pochi rimasti nei nostri territori se ne vadano via. Perché certi ambientalisti di maniera, quelli che fanno ambientalismo predicato e non praticato, neanche a pagarli verrebbero a fare la vita. La mattina accendono la macchina, vanno con riscaldamento. Sì, vanno con riscaldamento, inquinano con le loro automobili, però ecco, si professano ambientalisti. Ne conosco due o tre. Ecco quanto l'importante è far capire la necessità di garantire la presenza sul territorio di chi il territorio lo ama. Lo ha sempre gestito con intelligenza e proprio grazie a quella cultura rurale di cui andiamo fieri, creare le condizioni perché chiunque abbia interesse a tutelare, a salvaguardare, a promuovere il nostro territorio, si rimbocchi le maniche. Ecco, quello che dobbiamo fare noi è non mortificare il volontariato. Maria Cristina Caretta parlava del volontariato dei cacciatori, ma ciò che viene fatto dai pescatori, ciò che viene fatto dagli imprenditori agricoli, che sicuramente vogliono poi dalla loro attività un reddito,
Però, guardate bene, se noi non garantiamo ai nostri imprenditori agricoli un minimo di reddito per rimanere sui nostri territori, se se ne vanno loro, neanche pagando qualcuno troveremo qualcun altro che fa quello che finora hanno fatto i nostri imprenditori agricoli. Quindi, prima regola, fare in modo da favorire la permanenza dei nostri imprenditori agricoli da parte di tutti coloro che sono portatrici della cultura rurale. Questa è una cosa fondamentale, altrimenti il nostro territorio diventerà vittima del degrado, preso dai rovi, dalle sterpaglie, da smottamenti e quant'altro. Dice ce le troveremo. E quindi su questo io credo che sia importante quindi che si capisca la valenza delle attività rurali che vengono svolte sul territorio, perché non sono solo miranti a garantire il reddito all'imprenditore agricolo, ma il lavoro che viene fatto da queste persone va a beneficio dell'intera collettività. Questo deve essere capito. Guardate, l'Unione Europea stanzia più del 40% del bilancio comunitario a favore dell'agricoltura. Questo cosa per garantire assistenzialismo a qualcuno? No, ma perché in Europa si capisce perfettamente che agli imprenditori agricoli e ai portatori tutti della ruralità viene chiesto di tutelare i tre quarti del territorio europeo. Agli imprenditori agricoli viene chiesto di garantire sicurezza alimentare ai 500 milioni di consumatori europei. Quindi allora, quando noi investiamo a favore di queste categorie, non facciamo un favore a queste categorie, ma lo facciamo a favore di noi stessi, perché dal lavoro di queste categorie e dalle loro opere sul territorio trae beneficio l'intera collettività. Giovanni Reginato, il Bassano del Grappa ha una vocazione turistica, per fortuna, però ultimamente ha cercato di vocarsi un po' a quelle che erano le industrie, poi qua non si sa come mai non hanno grandi successi, abbiamo visto un po' di cassi integrati, insomma, c'è qualche problema. Ecco, il ritorno alla ruralità, alla cultura proprio della terra, potrebbe essere anche questo un veicolo promozionale del Made in Bassano, ma Made proprio in Veneto. Il Veneto, si sa, è terra rurale proprio anche nello spirito delle persone. Tradizionalmente sì. Bassano ha avuto alcune disavventure che da un punto di vista di alcune industrie che non sono andate poi troppo negli bella. Ultimi anni male. Allora uno qua fa fatica. Diciamo che la crisi ha colpito anche qua, insomma, ecco, qua c'è un'imprenditorialità diffusa che si è sviluppata negli anni, nei decenni scorsi, con notevole successo anche, ma che però effettivamente col discorso della crisi qualche contraccolpo sicuramente l'ha avuto anche sul tema, dal punto di vista occupazionale. A patto che la ruralità, parlo dall'interno del nostro comune, può essere sicuramente mantenuta, valorizzata, eccetera, a patto che non consumiamo troppo territorio, che non cementifichiamo troppo e che non riempiamo tutto il nostro territorio di edifici o di altre strutture che possono creare anche dei problemi. Abbiamo visto l'anno scorso con le alluvioni il mancato drenaggio del territorio a causa della cementificazione, insomma, è tutta una politica che va, e poi impostata. E poi i cattivi sono i cacciatori. No, i cacciatori non sono cattivi, i cacciatori hanno la loro, hanno la loro visione, il loro ruolo, eccetera, hanno un ruolo importante, come hanno detto anche loro, di controllare, di salvaguardare, di monitorare il territorio, eccetera, eccetera. È chiaro che la caccia va salvaguardata, va regolamentata, assolutamente controllata, che credo che le regolamentazioni italiane siano tra le più ferree in Europa, oltretutto le più restrittive di tutta Europa, quindi infatti stavo appunto ascoltando perché guadagna la tanti caccia... soldi, però avete veramente dei vincoli che sono impressionanti rispetto all'Austria, rispetto alla Germania. Ma sapevo che venivate, insomma, in qualche maniera ho fatto un po' di bella figura, dai, mi sono andato a fare, facciamo pitini, so tutto. C'è riuscito. Grazie. No, ma anche per parte dell'ipocrisia bisogna mica sapere che sappiamo tutto. Insomma, oggi c'è internet. Oggi fare l'arco come presentatore è una cazzata, lo fanno tutti, basta avere un po' di voglia di sbattersi un po' su internet, sappiamo tutto tutti. Quella è la verità. Ecco, comunque sì, tra gli stati membri dell'Unione Europea, l'Italia è lo Stato che ha la normativa più restrittiva proprio di tutta Europa. Insomma. Ecco, però, quindi credo sia già abbastanza regolamentata. È importante il fatto che nell'80 eravate 1.700.000 e adesso siete intorno ai 600.000. È un milione di insomma. Sicuramente sì, perché avendo la normativa più restrittiva di tutta Europa, naturalmente hanno favorito i viaggi venatori.
fuori dall'Italia. Quindi ecco, invece di favorire un turismo in Italia, hanno costretto i cacciatori che per poter cacciare come si caccia in tutta Europa, come i colleghi cacciatori di tutta Europa, sono costretti ad uscire dall'Italia. Ecco una grande battaglia che noi stiamo facendo. Ma proprio soldi persi anche per le radio. Soldi persi naturalmente. E una grande battaglia che stiamo facendo è proprio quella di modificare questa legge nazionale che è del 92, che credo oggi vada rivista anche alla luce delle direttive comunitarie, insomma proprio per equiparare i cacciatori italiani a tutti i cacciatori. Anche perché mi piacerebbe spezzare una lancia a favore di tutti, perché questa puntata insomma quasi quasi non sappiamo neanche di che partito sia, vero? Perché voglio dire, la destra, la sinistra si conta poco, però voglio dire, siamo del partito della ruralità. Mi pare che sì, poi la ruralità. Mi pare anche che non sia una questione di voti, perché si tende sempre a cavalcare le associazioni, perché là ci sono più voti per Tizio che per Caio. Ma mi pare che in un sondaggio nostro fatto così, insomma, le caratterizzazioni politiche dei cacciatori sono di destra, di sinistra, di centro. Ci sono credenti, ci sono non credenti. Tutti. Volete vedere i marchi? I marchi, faccio vedere i marchi tutti, di questa ecco, associazione. Così almeno, le associazioni perché mi fanno sono finta, vogliamo fare gli sboroni, come, che è tutto perfetto. Siamo in diretta, se dovessimo fare tutto perfetto, saremmo un film di Martin Scorsese, no? Quindi la finzione. E la diretta è bella per questo. Insomma. Questo è il logo dell'Associazione per la difesa e la promozione della cultura rurale ONLUS, alla quale hanno già aderito più di 30 associazioni, appartenenti appunto alla cultura rurale. Tutte associazioni che hanno le più disparate simpatie politiche, sono composte da milioni di cittadini in Italia, milioni, perché se mettiamo assieme gli agricoltori, i pescatori, i cacciatori, gli allevatori, tutto l'indotto economico che gravita attorno a questa realtà, rappresentiamo milioni di cittadini che hanno quindi le più disparate simpatie politiche, perché la caccia, come la ruralità, non è di destra o di sinistra, è un patrimonio dell'intera collettività e deve tornare ad esserlo. Creare le condizioni perché sia riscoperta la ruralità, che venga difesa e promossa la cultura rurale, credo che sia una cosa molto importante. L'abbiamo fatto non chiedendo niente di diverso, noi abbiamo creato anche una fondazione, questo è il logo della fondazione, si chiama Fondazione per la Cultura Rurale ONLUS, e così come tutte le ONLUS può beneficiare del 5 per 1000, che è la destinazione che ogni contribuente, sia esso pensionato, certo, lavoratore dipendente, può autonomo, quant'altro, può, senza pagare un euro in più di tasse, ma dalle tasse che paga, può destinare il 5 per 1000 a una ONLUS. Ecco, la nostra è ONLUS, Fondazione per la Cultura Rurale ONLUS, quindi chiunque può aderire a questa iniziativa, quindi finanziando le nostre attività che vanno a valorizzare, a promuovere, a far rispettare la cultura rurale. Giovanni Reginato, a Bassano del Grappa avete una lista molto aperta, no? Stefano Cimatti ha fatto, secondo me, un piccolo miracolo. Da persona intelligente quale è, ha saputo comunque mettere in campo le forze dell'intelligenza, no? In qualche maniera. E quindi pian piano state facendo un buon lavoro. Bassano sta diventando una città, forse come rispecchiava qualche ventennio fa, un po' più misura d'uomo, però la strada è molto lunga. Ecco, come diceva l'onorevole Berlato, tra ruralità, turismo, tra eccellenze, perché io continuo a dire che ci sono dei negozietti che oramai li stiamo perdendo a Bassano, dove c'è la ceramica, colori che dipingevano a mano, cose che non sono da cineserie, insomma, che bisognerebbe cercare di tutelare al massimo. Ci sarà mai un domani qualcuno che si sbatte per dare una mano d'aiuto? Sì. Perché c'è gente che tira fuori il cassetto la sera con 10 euro e ha da pagare le tasse. Certo. E la difficoltà dell'imprenditore, la difficoltà dell'artigiano, ma anche del commerciante. Diciamo che la nostra amministrazione, come diceva poco fa, è un'amministrazione piuttosto ampia come panorama politico e partitico, anche se abbiamo una certa visione che nelle linee essenziali condividiamo. E, per quanto riguarda l'atteggiamento verso il commercio, il piccolo commercio, assolutamente da promuovere e da valorizzare. Abbiamo una strada lunga da compiere, nel senso che ci sono alcuni problemi che sono, non dico atavici, ma insomma molto datati, per cui faccio per esempio il discorso della viabilità o anche di
altri aspetti che sicuramente richiedono tempo, ma che però già ora sono in fase di esame e di valutazione, per cui confidiamo che in un futuro non troppo anteriore vengano risolti o perlomeno avviati a risoluzione. Rischiamo di fare lo stesso errore, certo. Privilegiamo la montagna dei VIP, ma non sapendo che la montagna vera è quella che certo. bisogna conquistarsi. Certo. Insomma. Vivere il territorio in ogni angolo, riuscire a perché essere terra è uguale. Presenti, esattamente. E tu ne sai qualcosa, io desidererei vedere a Campolongo sul Brenta, che lei onorevole conoscerà sicuramente, che ha una scuola sovradimensionata con un campo di calcio meraviglioso che ahimè non ha bambini. Da iscrivere, quindi questa scuola l'hanno alienata, mi pare avete un centro, sì. Sì. Vabbè. Io non vedo l'ora di vedere quella scuola riaperta, Mauro. Ma tu devi vedere la valle nel suo insieme, ormai la nostra valle non è più il comune di Campolongo, di Povio, di Solagna, di Valstagno, di Cismone, di San Nazario, ma sono un insieme di comuni. Ecco, stiamo spalmando tutte le attività nei vari comuni, ecco, la scuola di Campolongo non c'è più, però va a Campese, le medie vanno a Vastagna, cioè ormai si vede il territorio nel suo complesso. La cosa che noi chiediamo, che mai come adesso, dico la verità, fra noi sindaci, forse anche una generazione nuova, stiamo lavorando bene tra di noi, abbiamo capito che facendo squadra possiamo avere risultati. Dobbiamo comunque chiedere aiuto. Giustamente l'onorevole dice dobbiamo guardare avanti, guardiamo il presente. Il presente sì, è importante, ma dobbiamo avere anche un sostegno da parte delle istituzioni. Continuo anch'io, come tutti i sindaci, a bussare alle porte della regione, della provincia per avere quegli aiuti strutturali e non chiediamo niente di più, poi il resto ci mettiamo del nostro. Ma quelle cose principali, la strada, la ferrovia, quelle non sono compiti, sono compiti sovracomunali. Dobbiamo essere aiutati su questo. Andate a Strasburgo, andate a Bruxelles, poi dopo in plenaria, chissà che non passi anche la mozione di legge oppure l'indicazione di fare una bella ferrovia che unisca il Veneto al Trentino e all'Europa, e mettendola tanti camion, così almeno la rotaia sfrutterebbe meglio quelle che sono. Sarebbe un segno di intelligenza, perché noi per tanti anni, forse anche per favorire qualche gruppo industriale italiano, per non far nomi la Fiat, abbiamo facciamo pure nomi, Massimo, che vuole. Ecco, abbiamo spostato tantissimo del trasporto su gomma anziché valorizzare le nostre ferrovie e quant'altro, riscoprire le nostre ferrovie, potenziarle, creare le condizioni per inquinare meno e per riuscire a creare minore devastazione del nostro territorio, credo sarebbe un atto di intelligenza. E se per qualche periodo si è passati proprio in base a questa cultura un po' urbana che vedeva solamente i servizi al cittadino, di alcuni cittadini, ma la devastazione del territorio, la cementificazione selvaggia dei nostri territori, mi auguro che il buonsenso possa tornare a prevalere e il buonsenso, che è una caratteristica della cultura rurale, possa creare le condizioni per ritornare a vivere il nostro territorio avendone rispetto e non devastandolo. E chissà che Primolano e Cismon ripossano tornare agli antichi splendori. Non so se lei conosce Primolano o Cismon, dottoressa. Sì, sì, sì. Sono posti conosco. Meravigliosi, vero? Sottodimensionati, non c'è più nessuno. Certo. Con una stazione meravigliosa, tutte e due, con un passaggio incredibile dal Bellunese, potrebbe essere. Sarebbe bellissimo rimettere in funzione la treno a vapore. Tu sai che successo ha avuto. Calcolare, mettere il treno a vapore con la bicicletta, portare, sarebbe veramente un. L'anno scorso abbiamo fatto la manifestazione, sì, l'abbiamo fatta un po', c'ero anch'io lì, sì, no? Sì, sì, quindi ho favorito non solo, sì. Ma ho favorito anche il. Sì, una volta all'anno, ragazzi, perché no, sennò. È stata una cosa bellissima. Certo, certo. Siamo proprio arrivati in chiusura. Io vi ringrazio per essere stati con noi quest'ora, insomma, ce la siamo giocato. Cosa dice, dottoressa? Siamo noi che bene. Ringraziamo lei, insomma, soprattutto voi, per lo spazio che ci ha noi dato. Noi dovevamo fare un altro tipo di trasmissione questa sera, ma purtroppo siamo in clima di grandi libertà e quella trasmissione dovevamo fare stasera, che era molto più, diciamo così, leggera, no?
e c'è stata un po', diciamo così, vietata, perché ci sono anche qua le gelosie nelle televisioni, lo sa. Quindi abbiamo dovuto abdicare, ma siamo stati molto contenti perché abbiamo avuto ospiti veramente eccezionali. Io ringrazio l'onorevole Sergio Berlato, buon lavoro, perché so che a Strasburgo si lavora molto. Moltissimo. Lo so perché l'ho visto con i miei occhi e ho documentato. Moltissimo. Io ho intervistato anche Le Pen, lo sa? Lo facciamo per il nostro paese. Esatto. Noi dobbiamo rappresentare meglio il nostro paese in Europa. E siamo orgogliosamente. È il modo migliore per far sì che l'Italia possa contare di più in Europa. Giovanni Reginato, io la ringrazio, segretario del PD, ma soprattutto oggi non c'è litigato. Oggi l'intelligenza va bene. È un po' strano, abbiamo così parlato fra amici, come si diceva. Ma perché questa è la cosa migliore, vero dottoressa? Magari altre volte litigheremo un po' di più. La cultura rurale. Tutti. Io guardi, volevo qua, sa cosa, un bel fuocherello, un bel pollastro ruspante, a fine trasmissione col profino mangiarcelo e dire vabbè, insomma, è anche questa la vita. Grazie dottoressa Maria Carretta. E grazie a te Mauro Illesi, sindaco di Campolongo. Grazie. Per questo è tutto, settimana prossima parleremo veramente di qualcosa di interessante. Energia e Sorrisi è un gruppo di grandi, bravi ragazzi che vanno in Marocco con dei camion e insomma approfittando del rally con motociclette portano a destinazione proprio famiglia per famiglia tutto quello che riescono a raccogliere qua in Italia. Quindi a settimana prossima alle ore 21:45 strepitosamente in diretta, ma per chi è amante di sport l'appuntamento va per giovedì alle ore 21 sulla stessa emittente con Scratch. Bene, grazie a tutti e buonasera. Grazie. 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 Thank you.